Allora, io qui sono l'intruso, nel senso che ho corretto un articolo nel video, sono il loro insegnante di inglese, quindi. Però voglio dire una cosa, pur essendo intruso qui non lo sono in Europa perché noi abbiamo un progetto con una scuola francese che nel 2020 fa un international meeting proprio su questi temi, coordinato con varie scuole d'Europa, addirittura una giapponese e alcuni in Sud America. Il mio collega è venuto a visitare la nostra scuola, sono a Toulon loro, io sono stato spesso da loro e avremo questa idea di, loro hanno questa idea di fare una convention, un'exhibition, chiamiamola come vogliamo, nel 2020, in cui ci sono tutta una serie di progetti che le scuole hanno fatto e ne organizzano uno lì. E noi, grazie anche a questo progetto che ci ha dato una visibilità verde, per così dire, siamo anche stati invitati a far parte di questo evento. Quindi, nel 2020 è progettato e quindi ci andremo, non sapremo ancora con quale classe, però diciamo che questo esperimento di cui io ho solo vissuto tangenzialmente la cosa essendo un insegnante di materie letterarie, diciamo che ci ha permesso di avere accesso a questa iniziativa che mi sembra molto bella. C'è anche un progetto eTwinnings in cui ci sono già varie esperienze, quindi sarà mia cura a riportare la giornata di oggi e questa esperienza al centro organizzativo francese in modo che la nostra scuola e la Fondazione Golinelli e questo progetto abbia anche un minimo di visibilità internazionale. Questa è una cosa in divenire che però volevo dire, insomma, per dare un po' un tocco internazionale a questa iniziativa. Grazie a tutti e ciao.